non mi ammazzo. Vi accomodate così. Così iniziamo. Devi registrare? Sì, dopo. No, ma su come fai? Diciamo, cara Presidente, un sentito ringraziamento per aver voluto condividere questa mattina con noi e soprattutto con i nostri ragazzi. Saluto e ringrazio tutte le autorità civili, militari e religiose qui convenute, ma un saluto davvero speciale e affettuoso rivolgo alle studentesse e agli studenti che sono intervenuti così numerosi. Costruire della nostra storia e del nostro stesso futuro, come italiani e come europei. Tutti noi sentiamo che il progetto Europace e di progresso avviato nel dopoguerra, fortemente voluto da quella straordinaria generazione di padri fondatori che aveva vissuto le persecuzioni. Quanto sentiamo nostra questa Europa? Quanto c'è oggi dell'Europa dei padri fondatori, delle loro speranze, dei loro sogni e perché no anche delle loro utopie? Il nostro impegno, il tema dei valori fondanti, della partecipazione e della democrazia, della solidarietà, della tutela dei diritti della persona umana, della circolazione. Quanto c'è oggi di questa Europa che rischia di essere sopraffatta dagli egoismi nazionali e da logiche che collidono con i diritti di cittadinanza? Ecco, è davvero, la Presidente è stata promotrice di un documento, una dichiarazione per l'Europa, sottoscritto dai che iniziavano a progettare il loro manifesto per un'Europa libera e unita. Oggi l'Europa è lì, più partecipazione per contrastare il rischio incombente di discriminazione. Non voglio certo rubare. Di fronte a un tema di questo tipo, come mai dopo tanti anni, non solo dal manifesto di Ventotene del 1941, ma dalle svolte che hanno segnato positivamente la costruzione dell'Europa, come mai oggi ci interroghiamo a farla più avanti nella capacità di dialogo con gli altri continenti dentro un'altra mondialità? Ecco, vuol dire che in questi ultimi decenni l'Europa dei cittadini, l'Europa sorella delle altre culture. Questo si imbarbarisce anche la qualità della convivenza per i cittadini europei. Poi le tentato, ma sono sempre nella possibilità di una vita collettiva che degenera. Poi vediamo in economico o dell'influenza politica. Poi il localismo, cioè l'idea che basta affidarsi a un grande capo, quindi superare i partiti, i sindacati, le istituzioni, abbattere la cosiddetta casta e insomma nelle mani del capo la società. Economica finanziaria, semplicemente contabilità. Noi vediamo che le persone non vivono la natura e che assolutamente non può identificare la nostra tradizione, la nostra civiltà. Allora significano mettere, elevare dei muri, marchiare le persone che vengono, come si faceva durante il nazismo, e addirittura espropriazioni del degenerare della vita sociale, della vita civile. Recuperare l'integrità della coscienza collettiva, sapere che la parte migliore della nostra tradizione, forse, che è così ricca, no? Sarebbe impossibile adesso rievocarla, ma forse la parte migliore della nostra tradizione si chiama democrazia. Democrazia però non ridotta, anche il contrasto vissuto in modi civili elevano la vita di tutti noi, umanizzano la nostra condizione. E poi la democrazia è quella società che parte dal primato della dignità umana indissolubile di ogni singolo essere umano e non è un'Europa che finalmente riconfigura un modello di società decente, che è tale, una società decente, che invece deve diventare la nostra casa comune. Grazie. Saluto tutte le autorità presenti, saluto le autorità religiose, militari, saluto le insegnanti e gli insegnanti e saluto voi, ragazze e ragazzi, che oggi siete qui in questa Europa e utopia. Vorrei intrecciarmi questi due concetti. Non c'è democrazia. E in quei paesi l'Europa viene vista come il miraggio. Quindi
appartenere a questo contesto geografico vuol dire anche avere una grande responsabilità verso il resto del mondo. E dunque, dicevo, un bacino brillanti, più rivoluzionario, di feriti, di sfollati. Le città erano in macerie e in una piccola isola. E questi giovani antifascisti, in quel momento, mentre tutto questo accadeva, mentre 6 milioni di ebrei, rom, sinti, omosessuali, oppositori di modo, dopo averli costretti a perdere la loro dignità, nell'umiliante male. E allora, ragazzi, soffermiamoci su questo concetto. Le altre culture, le altre religioni, le altre dimensioni umane. E non confondete, l'accoglimento, quello sì che era democratico. E infatti Mazzini fondò la giovine del nazionalismo del Novecento. Ecco, appunto, quell'abominio di Auschwitz, ve lo dico anche perché sono appena ritornata da Auschwitz, dei sopravvissuti che in quel campo sono cresciuti, bambini erano, sorelle Bucci, le due sono le bambine. Dove sono le bambine? Perché le bambine crebbero in quel campo, a Auschwitz. Nel 57, che successe in quella data? Successe che a Roma venne, che appunto passava la sua giovinezza al confine obbligato a Ventotene, su sua iniziativa passò Unione Europea 1992. Quindi si allargano gli ambiti di competenza estera e un'unica moneta, e con la moneta l'istituzione della Banca Centrale Europea, quella che successo finale è dimostrato dalla sua capacità di risorgere dalle proprie sconfitte. C'è un gran che scrisse la Costituzione per l'Europa, venne bocciata con un referendum. Vive un momento di crisi, i veri europeisti, i federalisti europei pensano che sia avvenuto, oggi è venuto il momento di far fronte a questa crisi senza precedenti. Io credo che sarebbe stata travolta. Giorni che, sapete, Schengen è una piccola località che si trova a Lussemburgo ed è una località strategica di diritto. La Gran Bretagna oggi, tra poco, farà un referendum. L'Europa dei cittadini. Ma l'Europa... Bene, ringraziamo di nuovo la Presidente. Ecco, io penso che dobbiamo creare intanto interesse e attenzione sulle tematiche europeiste e poi fare in modo che i cittadini possano avere la facoltà di esprimersi, e per questo io ho promosso una consultazione pubblica attraverso il web, proprio perché credo che sia molto importante che le proposte vengano dalle persone direttamente, e quindi fra pochi giorni avvierò questa consultazione con delle domande specifiche alle persone che vorranno poi dare delle risposte, cioè che cosa non hanno apprezzato dell'Europa, come credono che l'Europa debba procedere, quali sono gli ambiti in cui si aspettano una maggiore azione da parte europea. Ci saranno 7-8 domande mirate proprio a questo.
Ultima cosa, dove si potrà rispondere a questa consultazione? Sul sito della Camera dei Deputati? Ci sarà un link a una piattaforma digitale che si chiama Civici, quindi dal sito della Camera c'è un link che porta a questa piattaforma digitale e quindi entrando lì si può rispondere a un questionario. Adesso con l'aiuto dell'Istat stiamo mettendo appunto queste domande e mi auguro che ci sia una grande partecipazione, perché non basta lamentarsi. Se non ci va bene dobbiamo fare ognuno qualcosa per cambiare. Se ogni cittadino italiano regalasse un'ora del suo tempo al paese, al bene comune, le cose andrebbero molto meglio. Quindi per rispondere a queste domande ci vogliono 5 minuti, penso che insomma possiamo farlo. Grazie Presidente.